genere, in Italia siamo tra i primi, credo, no? Forse l'unico che ha utilizzato così come la delibera del Consiglio Comunale, queste linee guida, le linee guida sono della Regione Toscana, però insomma, le abbiamo utilizzate come primi in Italia, possiamo dire, le unici, per le buone pratiche del verde, quindi dell'uso e della piantumazione di piante, di siepi, tutto ciò che il verde non fa. Questa delibera e soprattutto il motivo principale perché siamo divenuti città alpina lo scorso 1° luglio del 2021. La nostra politica è stata quella di pensare a una città più sostenibile e questo si è raggiunto nelle azioni che abbiamo intrapreso. La prima è stata il riconoscimento nel 30 ottobre del 2019 della città UNESCO. Questa delibera ripercorre proprio il 15° obiettivo dei 17 obiettivi dell'Agenda 2030, cioè rendere migliore la terra che abitiamo. Quindi la nostra amministrazione ha iniziato proprio nel 2019 con il riconoscimento del titolo UNESCO, il quale proprio persegue il raggiungimento in modo concreto attraverso l'attuazione di questa più alta delibera che in qualche modo estendono la sostenibilità sia ai cittadini sia all'ambiente. Questa coscienza dell'ambiente è stata notevolmente rafforzata con il perseguimento appunto del riconoscimento di piena cittadina. Il quale obiettivo, qual è e che cos'è, lo ricordiamo, l'obiettivo è quello appunto di rafforzare la coscienza alpina all'interno dei cittadini, in qualche modo di andare anche a tutelare e disciplinare i rapporti tra l'ambiente montano e il polo urbano.